Oltre 1000 anni di storia per 80 chilometri di documenti. Siamo entrati dentro l'archivio segreto vaticano, quello personale del Papa, spesso romanzato per via del nome e reso ancora più misterioso dal film Angeli e Demoni. Le sale sono tenute a metica. L'ossigeno è tenuto ai livelli più bassi possibili. L'aria all'interno è rarefatta. Quindi una lunga permanenza non è prudente. Il vero archivio segreto però non ha nulla a che vedere con quello del cinema, ecco la Reale Segreta Papale, che ogni anno ospita oltre 1200 studiosi con 55 persone che lavorano al suo interno. Il bunker, gli scaffali, i volumi non hanno più misteri, il Vaticano ha deciso di aprire le porte dell'archivio mostrandolo in un libro, edito da una casa editrice belga e contenente le foto degli interni e dei documenti più importanti. Dal sigillo d'oro di Federico Barbarossa alle carte del processo a Galileo Galilei fino al pontificato di Pio XI, una miniera di informazioni consultabili da tutti gli studiosi. E su Pio XII assicurano nessun segreto. Gli addetti pontifici lavorano giorno e notte per riordinare i milioni di incartamenti che riguardano Papa Pacelli. Tra 5 e 6 anni anche quelli saranno disponibili.